Ameria Radio presenta Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. L'impresa è un valore, questo dobbiamo sicuramente riconoscerlo e metterlo in canna. Ma è sempre così? È normale che l'impresa sia e costituisca un valore? Soprattutto, quando l'impresa costituisce un valore? L'impresa costituisce un valore perché in qualche modo è un valore, diciamo, nella sua origine. All'inizio c'è una combinazione di elementi, una combinazione di fattori produttivi che fanno sì che da questi si possa generare un'impresa e dalla stessa generare un valore. Quindi si ha un valore originario e poi ovviamente con la sapienza, la capacità degli elementi, degli addendi presenti all'interno dell'impresa, si può e si deve anzi generare valore, un valore, diciamo, che dovrebbe essere duraturo nel tempo e che ogni anno il suo sedimento contribuisce ad aumentarlo, cioè praticamente deve continuare a generare valore. Poi una parte del valore viene consumato da tutti i portatori di interesse e una parte di valore rimane in ambito aziendale per fare in modo che dall'anno successivo si riparta con un passo diverso, con la possibilità, diciamo, di sviluppare un passo diverso e quindi creare anche i presupposti affinché la generazione di questo valore possa costituire il presupposto per una crescita anche dimensionale, qualitativa dell'impresa stessa. Insomma, fin qui tutto bene, cioè, stiamo parlando proprio di un aspetto assolutamente idilliaco, dove tutte le cose funzionano a meraviglia, dove le attese e le aspettative dell'imprenditore si rendono plastiche nei risultati e così via. Ma la domanda, diciamo così, particolare sorge, no, subito, o spontanea, come diceva qualcuno in Rai. È sempre così? È assolutamente matematico che una volta nata l'impresa abbia tutti i presupposti, le caratteristiche e le assicurazioni per generare valore? Beh, direi proprio di no, perché ci sono una serie di elementi detrattori che indubbiamente incidono, e in alcuni casi non di poco, sulla possibilità, sulla capacità, sulla attitudine dell'impresa stessa alla generazione di valore. Possono essere elementi interni, possono essere elementi esterni, ma soprattutto c'è un altro aspetto che bisogna in qualche modo anche considerare. Come si misura la generazione di valore? Possiamo parlare esclusivamente della differenza tra ricavi e costi e se praticamente questa differenza è positiva si postula una generazione di valore, se è negativa no? Questo tipo di dicotomia valutativa, cioè questo aspetto, è buono per tutte le stagioni o va letto e interpretato tempo per tempo? E ancora, siamo certi che se si produce un utile si è nella condizione di generare valore? E ancora, quel tipo di valore avrà la possibilità, a suo modo, di poter generare altro valore? Insomma, sono tutte domande, sono tutti aspetti, tutti elementi, scusate, che devono essere posti all'attenzione, diciamo, un po' di tutti noi. E credo che non sia una cosa così facile. È assolutamente opportuno pensare che la generazione di valore per sua natura ha una capacità e una possibilità di poter ricoprire una serie di ambiti.
Il primo ambito è appunto il fatto che abbia questa capacità di remunerare al meglio tutti i suoi fattori produttivi. Ricordo che i fattori produttivi sono così, quelli che si conoscono, quelli che insomma si hanno più alla portata, capitale, lavoro e anche un po' lo Stato, lasciamo perdere la terra, gli elementi, ma insomma se siamo in grado di poter remunerare il nostro capitale, se si è in grado di poter remunerare il fattore lavoro, se riusciamo a pagare le tasse, assolviamo una serie di elementi e di aspetti che lasciano intendere o lasciano presagire quantomeno il presupposto per una creazione di valore. Ma la creazione di valore in senso lato può essere individuata anche da altri elementi, come per esempio la copertura, no, di un segmento particolare di mercato. Se la nostra azienda, la nostra struttura ha questo tipo di possibilità, quindi rispondere a pieno ad un così ad una richiesta, diciamo, da parte del mercato, insomma la generazione di valore si fa più importante. Non tanto e non solo perché non ci deve essere assolutamente competizione o roba del genere, ma perché magari quella competizione con altre aziende si è vinta proprio perché la combinazione dei fattori all'interno dell'azienda ha questa possibilità, diciamo, di potersi esprimere al meglio e quindi in qualche modo di mantenere, coprire quel determinato segmento di mercato. C'è poi anche un aspetto sociale, no? Perché consideriamo anche che quando si pagano gli stipendi, quando si pagano i fornitori, insomma c'è una serie di portatori di interesse che hanno tratto, diciamo, una grandissima utilità, un grandissimo beneficio dallo sviluppo, dall'evolvere di questa azienda. Tutti questi tasselli, tutti questi elementi fanno sì che l'azienda in qualche modo possa mantenere, se non aumentare, il suo valore nel tempo. E questo tipo di analisi, diciamo, non si sviluppa poi nella valutazione matematica, algoritmica di quello che può valere l'impresa. Magari di questo ne parleremo in un altro contesto, in un'altra occasione, quando andremo a fare proprio, diciamo, i conti, andremo a fare le pulci di come la creazione di valore in senso lato possa traslarsi, diciamo, nel valore stesso dell'impresa, affinché in qualche modo si possa quantificare la possibilità, diciamo, del suo trasferimento, perché noi sappiamo tutto a questo mondo, o quasi tutto per meglio dire, è bello e importante, ma al tempo stesso ha la possibilità di essere pesato, quantificato, valorizzato. Questo, diciamo, è un aspetto del quale parleremo in un secondo momento. Ecco allora che il concetto, diciamo, di generazione di valore abbranca un po' così su tutta una serie di aspetti. Ci sono alcune cose sulle quali non si deve, a mio avviso ovviamente, non si deve contare sul fatto, diciamo, della creazione del valore della propria azienda. Purtroppo alcune norme, alcuni presupposti, alcuni equilibri possono rischiare di cambiare notevolmente il valore di un'impresa. Se per esempio fino a qualche tempo fa si poteva quantificare o perlomeno confidare in quanto al valore di impresa, in quanto a capacità di generare valore su determinate licenze, no? Su determinate autorizzazioni, magari basta una norma che in qualche modo cambia, modifica questi equilibri e la nostra azienda, che poteva confidare su quella particolarità, non potendo più confidare, perde assolutamente valore. Quindi questo è un esempio, come tanti altri, dove nella sostanza la quantificazione del valore, la capacità di poter generare il valore, forse dovrebbe dipendere dal proprio interno e da un'analisi, diciamo, dei bisogni, da un'analisi della domanda del mercato,
piuttosto che da situazioni molto molto particolari che sviluppano un equilibrio così insolito, così originale e così soggettivo, che tutto sommato forse poco hanno a che vedere con la capacità di impresa, ma hanno molto a che vedere con la logica della improvvisazione, con la logica della situazione particolarissima nel quale l'azienda sta versando. Insomma, sono tutti argomenti che estrapolati dalla confidenza dell'azienda, richiedono una serie di riflessioni, una serie di attenzioni e in qualche modo devono porre l'imprenditore in una condizione di assoluta, io lo dico così per scherzo, ma poi non più di assoluta mancanza di serenità. Cioè l'imprenditore non teme mai, per sua natura, essere sereno e confidare su altri fattori che non siano i suoi, che non siano quelli dei suoi collaboratori, che non siano quelli del suo mercato di riferimento, per poter pensare alla generazione di valore. In un altro contesto, in un'altra occasione, avremo modo di poter vedere come tutte queste considerazioni in qualche modo si possano coagulare nella logica, nel processo di valutazione dell'azienda stessa. Ma questa è un'altra parola d'impresa che cercheremo di sviluppare in un secondo momento. Buon pranzo a tutti e alla prossima! Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.